Buonasera a tutti, siamo qua per presentare gli ultimi due nuovi arrivati, Andrea Catellani che era arrivato la settimana scorsa e Gabriele Appelt che è un tesseramento che stiamo perfezionando, che abbiamo perfezionato oggi pomeriggio con la Juventus. Non ho nient'altro da dire, a voi qualsiasi tipo di domanda che sia naturalmente moderata e giusta. Beh, manca qualche giorno alla fine del mercato, visto che oggi ci presenti altri due acquisti di Andrea, sapevamo, cioè questo è venuto nell'ultimo, proprio negli ultimi 2 giorni. Che tipo di mercato farai ancora? Se ne fai oppure sei chiuso? Ma a oggi diciamo che la rosa numericamente è coperta di tutti i ruoli. Siamo andati ai due giocatori per ruolo, abbiamo avuto la possibilità in queste ultime ore di inserire Gabriel che prende tra virgolette il posto che era stato lasciato vacante da Lollo e siamo soddisfatti della rosa a disposizione. Mi sembra che i giocatori abbiano già fatto in questo primo scorcio di stagione, intravedere che hanno le potenzialità giuste per esprimere quel tipo di calcio che chiediamo noi e che credo che possa rappresentare al meglio la tifoseria spezzina. Di conseguenza credo che oggi la squadra sia completa e bilanciata in ogni reparto. Poi bisogna essere sempre attenti e pronti, ma direi che il lavoro è stato fatto. Diciamo solo se ci sarà una cessione potrebbe essere un'altra linea. Ma io direi che non necessariamente si debba fare qualcos'altro, non necessariamente ci dovrà essere un'ulteriore cessione per fare eventualmente un nuovo ingresso. È chiaro che ci sono ancora dei giorni a disposizione, quindi bisogna essere attenti e presenti come siamo stati in questi 2 mesi, però non necessariamente dovremo fare qualcosa. Quindi voto al mercato 8. Ah, i voti Quindi li lascio agli altri. una 10, No, io ti ringrazio. nel senso che I voti non appartengono a me, appartengono giustamente a voi. Credo che ci sia stato tanto da fare, si sia fatto un lavoro importante a 360 gradi a livello societario. Credo che a livello tecnico il mister abbia con il suo staff iniziato a lavorare bene. I ragazzi abbiano dato fino ad oggi grande disponibilità al lavoro e a sacrificarsi. Mi auguro che questi eventuali voti che voi date in maniera positiva di poterli poi riscontrare sul campo in questi mesi. Ma il senso era gli obiettivi che siano precisi sono stati Sì, raggiunti. direi di sì, abbiamo lavorato di concerto ovviamente con l'allenatore e il suo staff per creare una rosa di questo tipo, quindi ci auguriamo che poi le valutazioni siano corrette e che il campo ci dia ragione. Allora la parola se volete, se avete Quindi bisogno. per ordine di arrivo passiamo la parola ad Andrea Collani. Io posso dire che finalmente sono arrivato a Spezia. È stata una trattativa molto lunga perché i primi contatti con il direttore sportivo Romairone arrivarono, credo, verso fine giugno. E poi è stata un'estate di attesa per me, però coronata nel modo in cui volevo che finisse, cioè che era quello di arrivare in questa squadra, in questa società, in questa città. Io sono onorato di vestire questa maglia, per me è una grandissima occasione. E finalmente sono arrivato in una città che vive di calcio e mi piacerebbe ripetere l'impresa che ho fatto l'anno scorso a Sassuolo con questa maglia perché credo che avrebbe un significato ulteriore. Non ci spieghi un attimo cosa è successo l'anno scorso, non è che vogliamo ritornare su una polemica, però Sì, insomma, giusto per precisare. ma l'anno scorso uscì una voce secondo la quale io avrei rifiutato Spezia. Ovviamente non è vero, il direttore lo può dimostrare anche in base alla maniera in cui ho voluto fortemente questa destinazione, insomma. Poi credo che l'anno scorso, oltretutto, lo Spezia ha tratto Antenucci e non Catellani del Catania, quindi penso che io di questo interessamento non ero neanche venuto a sapere. Una voce che uscì forse anche in base alla rivalità, ovviamente, che c'è tra Reggio Emilia e Spezia. Detto questo, io sono qua, non posso promettere che farò 20 gol, non posso promettere che vincerò le partite da solo. Quello che posso promettere è che per questa maglia, per questa città, darò tutto me stesso, darò il 110% e sono certo che alla fine
ci sarà un ottimo feeling tra me e la città. Hai detto che per vincere occorre una soprattutto per cui possiamo vinto e si è ancora anche un obiettivo, no? Quindi ci sei arrivato a questo campionato, questo gruppo anche se non un po' così qui come possibile. Io ho avuto subito un'impressione ottima, proprio perché io ho avuto la fortuna di vincere due campionati fino adesso e in entrambe le squadre dove sono riuscito a vincere la cosa che contraddistingueva il gruppo e i ragazzi era la disponibilità a mettersi proprio al servizio della squadra. Di conseguenza poi i valori dei singoli uscivano. Quindi io sarà stata la prima impressione, non lo so, però arrivando qua ho notato le stesse cose. Un gruppo di ragazzi che vogliono rendersi utili per la squadra e per il compagno. Poi è ovvio che qua ci sono tanti valori tecnici umani, se uno più uno fa due, secondo me ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. Poi è ovvio che vincere non è mai facile, però quando ci sono tutte le cose in ordine credo che alla fine si faccia sempre bene. Io ho avuto la persona che può fare Massimo. Sì, io sicuramente Massimo è stato il mio direttore sportivo quando ero a Reggio Emilia. Lui mi ha dato, diciamolo, lui ha creduto in me perché mi fece, diciamo, mi costruì la squadra in modo che io avessi molti spazi già quando ero molto giovane a Reggio Emilia. Poi devo dire che oltre a lui io sono sempre stato molto legato comunque a Vito Grieco e a me a Paolo Ponzo, perché sono state le persone che loro due specialmente nel mondo del calcio mi hanno sicuramente trasmesso una mentalità che troppo spesso oggi si perde, che è quella, il sacrificio al lavoro e la disponibilità, la voglia di mettersi sempre al servizio della squadra, e mi hanno fatto capire che i valori poi personali escono di conseguenza e non viceversa. Quindi io rimarrò sempre legato a loro, so quello che in particolar modo Vito e Paolo hanno fatto qua e mi piacerebbe ripetere anche in parte quello che loro hanno fatto, perché loro hanno fatto delle promozioni strepitose e sicuramente mi piacerebbe farlo anche a me, magari in una categoria diversa. No? Sì, io ho detto quello che penso chiunque abbia giocato con lui può dire, che nel mondo del calcio persone del genere non se ne trovano. Io in particolar modo sono sempre rimasto molto legato perché ero in un'età particolare, avevo 17 anni e lui mi faceva sentire come un suo coetaneo, mi dava tanti consigli, in campo mi aiutava sempre. Quindi per me fu un duro colpo, ma so anche che mi ritengo fortunato di aver avuto l'opportunità di conoscerlo. Per quanto riguarda, diciamo, il tuo ruolo preferito, anche se in realtà puoi giocare in diversi ruoli, Sì, insomma, ragionando sul 4-2-3-1 che la squadra sta utilizzando in questo momento, penso di poter fare tutti e quattro i ruoli davanti, non ho problemi. Magari prediligo giocare a sinistra, che è il mio ruolo naturale, però in carriera ho fatto molto anche la seconda punta dietro la punta centrale. Dico, io sono sempre a disposizione dell'allenatore, se l'allenatore mi vede in un determinato ruolo significa che poi in quel posto si possa giocare, quindi massima disponibilità e non ho problemi in alcun modo. Grazie, non ce l'ho molto da dire, solo che sono qui per sommare con la squadra e aiutare al massimo, la disponibilità ce l'ho tutta e ce l'ho la voglia di giocare perché è quello che mi fa felice e quello ce l'ho la felicità di vestire questa maglia che spero di fare una buona stagione quest'anno, importante. In questa squadra. Sì, devo rispondere a altezza, no? La fiducia che mi hanno dato, e così lavorare sul campo e non sono di parlare molto, sono quello di lavorare in più, solo questo. Il mio ruolo è sì, davanti alla difesa, però posso fare anche giocando a due. Non ci sono problemi, ho già fatto il primo anno qua in Italia, come ho detto la disponibilità è il massimo. Che cosa ti aspetta
buona, una buona esperienza, perché diverso dall'altro anno, una squadra proprio importante che punta a vincere, è quello che vogliamo tutti noi, e dobbiamo lavorare forte per quello.